Ispirazione quotidiana. La gioia del Signore è mia oggi. Citazioni di oggi. Tu mi mostrerai il sentiero della vita. C'è abbondanza di gioia alla tua presenza. Alla tua destra vi sono delizie in eterno. Salmo 16, 11. Ma per quanto male io veda, credo sia per tutti importante capire che c'è molta più luce che oscurità. Thomas Troward. Non avete bisogno di lavorare per diventare spirituali. Voi siete spirituali. Dovete solo ricordarvi di questo fatto. Lo spirito è dentro di voi. Dio è dentro di voi. Julia Cameron. Ispirazione di oggi. L'autocommiserazione è l'indicazione di una mente egocentrica. La sua cura è rendersi conto che l'unico modo per cui la gioia dello spirito possa funzionare nel nostro mondo è di farla funzionare dentro di noi. Non possiamo sperimentare la gioia che ci circonda fino a quando non la creiamo dentro di noi. È una verità assoluta. Dobbiamo creare la nostra felicità, siamo noi che decidiamo come vivere la giornata, con quali frequenze viverla. Siamo noi che scegliamo i nostri stati d'animo. Se siamo assaliti dagli stati d'animo, significa che non siamo in controllo dei nostri stati d'animo. Non è che non possiamo scegliere, è che non sappiamo che possiamo scegliere o non ci ricordiamo che possiamo scegliere. Dio è felicità e gioia di vivere. La sua presenza all'interno e intorno a noi richiama sempre la nostra attenzione verso la felicità di vivere una vita di abbondanza. Pensare troppo in termini personali ci fa diventare troppo autoreferenziali. Non è difficile descrivere le ferite e le offese che ci sono state inferte, ed è facile ricostruirle internamente sotto forma di pregiudizi verso le persone e verso le situazioni. Ma nessuno può distruggere la nostra gioia tranne noi stessi. Lo Spirito di Dio dentro di noi causa e produce la nostra felicità. Intenzione di oggi. La pienezza della gioia è per me oggi, perché amo Dio e apprezzo il suo Spirito nel mio prossimo. Non vi è alcuna autocommiserazione nella mia coscienza. Io credo che la gioia del Signore sia dentro di me e saturo ogni mio pensiero di questa gioia. Ho la felicità nel cuore e la gioia nell'anima. Rido e vivo in pace. Io do gioia a tutti coloro che incontro. Parlo solo di quelle cose che portano gioia e felicità alle persone. Vedo il mio mondo presente come se fosse il paradiso. Vedo la mia famiglia, i miei amici, i miei colleghi di lavoro come esseri spirituali. Vedo Dio ovunque e rendo grazie per l'immancabile presenza di Dio e per questa gioia nella mia vita.